bando emblematico e scontro col comune, martedì l'illustrazione pubblica della controproposta del forum. Domani il referendum sulle trivelle, i verbanesi chiamati a esprimersi anche sull'esternalizzazione del forno crematorio. Sarà completata la casa del profumo a Santa Maria Maggiore, Fondazione Cariplo conferma finanziamento per secondo lotto di lavori. A Villa d'Ossola quest'anno opere per 1 milione di euro, dal nuovo tetto della fabbrica agli interventi sulle scuole. Piccoli con le mani in pasta contro lo spreco di cibo, il progetto a Gravellona-Toce per gli alunni delle scuole cittadine. In eccellenza la domenica del derby tra Virtus Verbania e Juve Domo, in programma alle 15 allo stadio Pedroli. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura il progetto emblematico Borgo della Comunità Omegna e lo scontro tra amministrazione comunale e Fondazione Forum. Dopo le dichiarazioni di ieri del sindaco e l'allarme lanciato per il rischio di perdere i finanziamenti, conferenza stampa dei vertici della Fondazione Forum. Dalla sua vicepresidente l'annuncio di un'assemblea pubblica martedì prossimo, nel corso della quale verrà presentata la loro controproposta e nell'intervento intervista i motivi di questo disaccordo con l'amministrazione Mellano. Ma che non va, credo, innanzitutto una mancanza di dialogo e una mancanza di punti di partenza condivisi. È nostra intenzione fare appunto una serata che annunciamo adesso in anteprima, ma che riceverà invito sia l'amministrazione che tutto il Consiglio Comunale, in cui vogliamo fare uno status quo del progetto, dicendo esattamente tutto quello che è emerso in mesi e mesi di discussione. Noi abbiamo preso tutto in mano, ricalibrato, rimodulato, abbiamo una proposta da fare che tiene conto di tutto, del progetto originario, dei beni, dell'interesse di Omegna, e vogliamo appunto comunicare in modo trasparente a Omegna e soprattutto all'amministrazione, e poi lasciare l'amministratore libera di decidere se concorda con una rimodulazione di questo tipo, che finalmente metterebbe fine a tutto questo momento di disaccordo, per un progetto che vogliamo iniziare al più presto. Il progetto emblematico ci ha portato via un po' di tempo in questi ultimi mesi, ma naturalmente tempo che abbiamo cercato di spendere nel miglior modo possibile, cercando anche delle soluzioni più economicamente più valide e comunque anche sotto un profilo pratico altrettanto valido. C'è un problema che riguarda la firma della convenzione, c'è la proposta da parte dell'amministrazione di una nuova convenzione in cui il parere dei comitati diventa vincolante e non è più consultivo. Però il problema è che questi comitati sono un po', diciamo, chiamiamoli sfasati, a favore da parte dell'amministrazione comunale, la quale alla fine avrebbe, insomma, la parola definitiva su tutte quelle che sono queste decisioni. Ecco, noi vorremmo primo che i comitati avessero un parere consultivo e non vincolante, perché il parere di fondo deve essere del capofila, quindi deve essere del forum. Secondo, se si volesse fare funzionare meglio i comitati devono essere espressioni delle parti e devono avere un ruolo numerico ben preciso e definito. Domani referendum sulle trivelle, ma Verbania anche quello sul forno crematorio. Vediamo il quesito sul quale sono chiamati ad esprimersi i verbanesi e come si vota. Domenica 17 aprile sono convocati i comizi per lo svolgimento del referendum comunale abrogativo sull'esternalizzazione del forno crematorio di Verbania. Il quesito del referendum è: volete voi abrogare la delibera di Consiglio Comunale numero 122 del 23 settembre 2015 di esternalizzazione del servizio di gestione del forno crematorio di Verbania? La votazione si svolgerà nel solo giorno di domenica 17 aprile, avrà inizio alle 7 e si concluderà alle 23 per l'abbinamento al referendum nazionale abrogativo concernente le trivellazioni in mare. Lo spoglio delle schede avverrà dopo la chiusura dei seggi, immediatamente dopo lo scrutinio del referendum nazionale. I cittadini iscritti nelle liste elettorali voteranno presso il proprio seggio di appartenenza indicato nella tessera elettorale in loro possesso. Gli elettori che risultano sprovvisti della tessera elettorale potranno fare richiesta di un duplicato rivolgendosi all'ufficio elettorale del Comune di Verbania. I cittadini residenti nel Comune di Verbania non iscritti nelle liste elettorali potranno, solo per questo tipo di elezione,
esprimere il loro voto nel seggio elettorale numero 1 nella scuola elementare Guglielmazzi di Pallanza. Saranno ammessi al voto tutti coloro che alla data del 18 marzo risultino residenti nel comune di Verbania e che hanno compiuto 18 anni alla data del 17 aprile 2016. Per poter votare i cittadini dovranno munirsi di un valido documento di riconoscimento. Il referendum è dichiarato valido se si presenta al voto il 50% degli elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni e a esito favorevole si ottiene la maggioranza dei voti validi. Ed ora parliamo di sanità. La questione entra nella campagna elettorale di Domodossola. In primo piano il futuro del laboratorio del San Biagio, ma anche l'ospedale unico di Ornavasso. Eccola, immancabile, arriva la sanità. Fa il suo ingresso nella campagna elettorale di Domodossola. L'accenno, o meglio l'antipasto, è quello del Consiglio Comunale di giovedì sera, quando Lucio Pizzi attacca chiedendo spiegazioni sulla chiusura del laboratorio analisi di Domodossola e Cattrini che conferma che questo sia nei programmi dell'ASL con una concentrazione delle analisi a Novara che diventa punto di riferimento. Un accenno, dicevamo, perché anche sull'ospedale unico Ornavasso occorrerà capire la futura posizione di Domodossola. Se vince Mariano Cattrini la politica non cambia, sì al nuovo nosocomio nella Bassa Ossola. Se vincessero altri candidati si rimetterebbe tutto in discussione, soprattutto Pizzi e Bernardino Gallo sono contrari. Pertanto occhio alle urne, anche perché la sanità non potrà che riscaldare la campagna elettorale di questi due mesi. Ma resta poi un altro dubbio, pur se ristretto all'Ossola. Che fine farà Domodossola in merito all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola? Cattrini si è già sfilato dalla giunta dell'Unione, anche palesando dubbi su parole ormai abusate quali aree interne o specificità, e non sembra credere molto nella formula unitaria così come è stata avviata negli uffici di via Romita. Lucio Pizzi invece aveva contestato già in passato le procedure interne dell'Unione, dimostrando diffidenza. Domodossola rimarrà quindi alla finestra senza dare il suo contributo all'Unione e creando altre tensioni sulla sanità? A Santa Maria Maggiore il finanziamento di Fondazione Cariplo per il completamento della Casa del Profumo. L'intero allestimento dovrebbe essere terminato a inizio 2017. La Casa del Profumo di Santa Maria Maggiore sarà completata, confermato il finanziamento di Fondazione Cariplo per il secondo lotto di lavori, quelli al primo piano dello stabile di Piazza Risorgimento. Il piano terra del museo sarà inaugurato nel corso di questa estate. Da subito in partenza le procedure di progettazione ed affidamento per gli ulteriori lavori al primo piano che dovrebbero terminare a inizio 2017. Soddisfazione per il nuovo contributo ottenuto da Fondazione Cariplo di 110.000 euro viene espressa dal sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini. Il primo cittadino parla della creazione di un polo prestigioso che andrà ad affiancarsi alla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini e al Museo dello Spazzacamino. Un'altra scommessa da vincere, conclude, sia per quanto riguarda il valore culturale che ha in sé, sia per il potenziale ritorno d'immagine ed economico che potrà dare al nostro paese. Il museo proporrà un viaggio nella storia dell'acqua di Colonia, ideata da Giovanni Maria Femminis, emigrato in Germania ma originario di Crana, e commercializzata da Giovanni Maria Farina, mercante vigezzino che operava a Maastricht. Il piano terra è stato allestito grazie al progetto Interreg Elisir del Benessere e ospita le erbe usate per il profumo, un bookshop e una serra con agrumeto. All'esterno piantumato un giardino con essenze profumate. Si proseguirà ora con l'allestimento integrativo al primo piano tra innovazione e storia con una forte connotazione tecnologica. Attraverso un lavoro di studio e ricerca le note del profumo verranno legate al costume vigezzino con un allestimento multimediale ed esperienziale. A Villa d'Ossola in questo 2016 lavori per 1 milione di euro, si va dalla sistemazione del tetto del teatro La Fabbrica a interventi nelle scuole cittadine. Per quest'anno abbiamo in programma opere per 1 milione di euro, lo afferma l'assessore ai lavori pubblici di Villa d'Ossola Fausto Piolanti. Interventi in parte già in fase di appalto o iniziati, altri in via di progettazione.
Tra questi cita il rifacimento del tetto del teatro La Fabbrica per 200.000 euro ed altri di minore rilevanza finanziaria come la ristrutturazione dell'ingresso e degli ossari al cimitero maggiore e la costruzione del nuovo parcheggio della Collina dello Sport. Ma anche lavori che riguardano le scuole, come l'intervento sui solai nelle aule e nel lato della scuola Bagnolini e delle elementari Caduti della Libertà. Qui interveniamo con 45.000 euro sulle parti di soffitto interessate da potenziali fenomeni di distacco, dopo le indagini diagnostiche volute dall'amministrazione, spiega Piolanti. L'amministrazione, che durante l'assemblea di quartiere aveva ricevuto diverse critiche, interverrà al villaggio Sisma con un piano di asfalti e il miglioramento delle caditoie. Sempre nel quartiere nord è prevista la spesa di 142.000 euro per rifare il marciapiede di via Pissacane. In centro città cambierà volto via Boldrini, la via delle scuole, perché sarà rifatta la barriera lungo il torrente Ovesca, ma soprattutto si intenderà intervenire, viste le proteste dei genitori, ad una riorganizzazione dei flussi di traffico. Anche, si spera, regolarizzando l'uscita di scuola degli studenti, che crea pericoli, poiché diversi genitori arrivano con le loro auto quasi sull'uscio della scuola media. Un problema mai risolto questo livello di viabilità e di controlli della Polizia Municipale, nonostante le critiche di alcuni genitori. Dice l'assessore, la strada registra ogni giorno il passaggio di 500 studenti e pertanto merita tutta l'attenzione a tutela dell'utenza debole, valorizzando anche la passeggiata lungo il fiume. Carenze riscontrate nei bagni pubblici ad Arona, sentiamo Franco Filippetto. Quello dei servizi igienici di Arona rimane un problema sempre insoluto, arrivano le comitive con i pullman pieni, ovviamente cosa fanno? Entrano nei bar, chiedono un caffè e vanno ai servizi igienici, il caffè magari lo chiedono in 10 e ai servizi pubblici vanno in 40. I taxisti sono qua vicini, anche loro risentono di questo problema, soprattutto per voce della clientela che sale sulle loro auto. Chiaramente, difatti il problema si pone regolarmente, quello che ci stupisce è che fra Comune e Ferrovie dello Stato non si riesce a trovare un accordo. Ecco, a volte ci dicono andate sul primo binario che ci sono, però il regolamento della FS prevede che tu devi avere il biglietto per andare al primo binario. Non solo, ma poi devi andare comunque all'ufficio movimento, perché all'ufficio movimento ti danno la chiave. Come vedete gli unici che funzionano sono questi, Largo Duca d'Aosta, tra Piazzale Vidale e Largo Duca d'Aosta, in estate, dalla settimana antecedente alla Pasqua, funzionano da lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30, quindi gli aronesi e i villeggianti soprattutto devono usufruire di questo servizio solo negli orari. In inverno è chiuso lunedì, quindi vietato fare i bisogni il lunedì, e il martedì, il mercoledì e la domenica dalle 9.30 alle 12.30, quindi non al pomeriggio in questi giorni, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 18. Questo è l'altro servizio a pagamento, ha una peculiarità, è ubicato vicino alla stazione della navigazione del Lago Maggiore, 50 centesimi per entrare, possono entrare gli handicappati, si entra, c'è una particolarità, si entra e si deve uscire e richiudere la porta. A volte capita, marito e moglie, entra il primo dei due coniugi, il secondo non aspetta, si chiude la porta, entra immediatamente e va in funzione quella che è la doccia per lavare tutto il locale. Quindi c'è compreso nei 50 centesimi quello che il bisogno che uno deve fare e anche la doccia incorporata. Quel cerchio di griglie che voi vedete qui nel terreno è la delimitazione dei servizi igienici costruiti a fine degli anni 70 in Piazza del Popolo d'Arona, è il salotto della città. Vedete però che nella scalinata di discesa ci sono delle sbarre arrugginite, imbullonate al muro, sono chiusi da almeno 20 anni, basterebbe poco per ripristinarli. Nelle scuole di Gravellona Toce un progetto contro lo spreco di cibo che ha visto i piccoli anche con le mani in pasta impegnati in divertenti laboratori e a uno di questi ha partecipato anche Daniele Piovera. Anche l'amministrazione comunale ha partecipato al progetto promosso dalla Regione Piemonte e dal Ministero per lo Sviluppo Economico contro lo spreco alimentare, no? In cui sono stati coinvolti gli studenti delle scuole materne, elementari e medie. Sì, abbiamo con piacere preso al volo questo progetto che si chiama Una Buona Occasione, appunto anche simbolicamente anche il nome
dice molto, perché non abbiamo voluto perdere l'occasione di parlare ai ragazzi di cosa si può fare nel nostro piccolo con delle buone pratiche, delle buone prassi per combattere lo spreco alimentare, che è una piaga sicuramente grave del nostro tempo. Una serie di incontri, 4-5 appuntamenti ci sono stati? Sì, gli appuntamenti sono stati diversi e hanno visto impegnate sia la scuola materna che la primaria che le medie, con la collaborazione anche di enti e associazioni qui della nostra cittadina. Anche perché spesso c'è un po' di diffidenza da parte dei ragazzi nei confronti della mensa, non si è voluto anche vincere questa battaglia? Esattamente. Quanto è stato importante questo progetto per i bambini? È stato un momento che ha una giusta importanza e ai bambini è piaciuto tantissimo, perché si sono resi partecipi in questo laboratorio attivo dove sono stati particolarmente attratti da tutto quello che è stato precedentemente spiegato e poi quindi messo in pratica sul campo. Tommaso, tu sei uno specialista della torta e del pane, perché con chi la fai? Con la mia nonna. Quindi sei capace a fare la torta del pane? Sì. Francesca, cosa avete imparato? Che non si spreca nulla. No. Quindi anche il pane può essere riutilizzato quando parà fermo per fare la torta, per fare tante altre cose. Sì, giusto. E avete imparato che cosa? Che non bisogna sprecare nulla. Che non si spreca il cibo. E che prima di usare il cibo bisogna... Le mani. Le avete lavate voi le mani? Sì. Ma voi lo sprecate il cibo o state attenti? Stiamo attenti. Magari dopo questo progetto un pochettino di più. Sì. Dopo questo progetto avete capito che non si spreca cibo, quindi magari anche i vostri comportamenti a casa cambieranno nei confronti del cibo. Sì, cambieranno, spero anche tanto. Un quadro di Graziana Piantanida per abbellire le bottiglie del vino Solano. Come ormai tradizione da quasi 20 anni, anche l'annata 2013 di Prunenti, il vino tipico Solano, sarà omaggiata da un artista locale. Per una tiratura limitata di 200 bottiglie, le cantine Garrone hanno deciso di apporre un'etichetta che raffigura l'opera Pensieri di Graziana Piantanida, giovane pittrice di Domodossola, un gemellaggio tra arte e cultura del vino che vedrà l'enoteca Garrone di via Scappaccino 36 a Domodossola trasformarsi anche in una sala mostre per ospitare alcune opere della pittrice. L'esposizione è stata inaugurata oggi. Una tavola rotonda dedicata alla nascita della città di Domodossola nei giorni scorsi a Palazzo San Francesco. Avanzati dubbi sulla origine di Domodossola come provincia romana. Domodossola e l'enigma della sua fondazione. Convegno dibattito nei giorni scorsi a Palazzo San Francesco sulle origini della città, moderato dal nostro direttore Maurizio De Paoli. Secondo lo storico Enrico Rizzi, Domodossola avrebbe solo 1000 anni. È un'origine medioevale, come borgo mercantile. Quindi fino a quando non c'era aperta la strada del Sempione, anche qui evidentemente altro mito da demolire, perché la strada romana del Sempione non è mai esistita, Domodossola era dimenticata in un angolo, diciamo la conca, dove poi dopo il 1000, come risulta dai documenti in modo inequivocabile, nasce lentamente intorno alla chiesa pievana questo piccolo borgo attorno al mercato. Quindi una storia medievale, mercantile. Dobbiamo dimenticare le fantasie ottocentesche di queste città romane, di questi ponti romani, vie romane, strade romane, tutto da rivedere. Non è così per l'archeologa Elena Poletti Ecclesia, secondo la quale, in sostanza, se non ci sono prove certe dell'esistenza di una provincia romana, non ci sono prove certe neppure del contrario. Peraltro Poletti ha evidenziato l'esistenza di alcuni ritrovamenti archeologici riconducibili ad una presenza, di quale entità è ancora una questione aperta. Lo spunto per questa tavola rotonda, un dossier realizzato dal periodico Le Rive. Ma siamo riusciti a mettere insieme non solo il parere dirompente di Enrico Rizzi, che distrugge tutta la storiografia passata, ma abbiamo raccolto anche il parere di altri studiosi dell'Ossola.
Appuntamento domenica alle cupole di Gravellona Toce con l'ottava edizione della Borsa Scambio Modellismo dell'Associazione Lupa Models dalle 9 alle 18 con ingresso libero in mostra automodellismo statico e dinamico, collezionismo, vecchi giocattoli, soldatini e bambole. In apertura di pagina sportiva il calcio con il menù della domenica che vede un piatto forte, il derby di eccellenza tra Virtus Verbania e Juventus Dom. Altri 90 minuti fondamentali nella corsa alla Lega Pro. Prima dello scontro diretto della prossima settimana, Sporting e Caronnese, distanziati da 3 punti in classifica, sono attese da impegni tutt'altro che semplici. Ironia della sorte, le due splendidi rivali hanno infatti nel programma incontri contro 2 squadre che hanno gli stessi punti in classifica 58 e sono in lotta per il 5º posto, che significa playoff. I Tigrotti vanno a Pinerolo, i ragazzi di Zaffaroni ricevono l'Argentina. Ma mentre la formazione di Nisticò è in grande flessione, con 4 sconfitte consecutive, i Liguri sono in spolvero, anche se nell'ultimo impegno sono stati stoppati a Sanremo sulla 2-2 dal Borgo Sesia. Siamo sereni come sempre, esordisce mister siciliano, e consapevoli che ci attende un'altra battaglia. Affrontiamo una squadra che, da quanto sappiamo, vuole fortissimamente i playoff e per quello che ha fatto probabilmente li meriterebbe anche. È tornato prepotentemente in corsa per i playoff anche il Gozzano, che insegue la coppia Pinerolo-Argentino con 2 soli punti di distacco. I rossoblu, prima dello scontro diretto allo stadio D'Albert a scontro i torinesi tra 7 giorni, sono attesi della trasferta sul campo dell'Oltrepò Voghera, che ha indubbiamente la testa alla Coppa Italia. Per quanto riguarda l'eccellenza, si gioca la penultima giornata con il big match in programma al Pedroli, dove va in scena l'attesissimo derby tra Virtus Verbania e Juve Domo, una partita chiave per la Serie D e per i playoff. Difficilmente, anche in caso di successo, la squadra di Brando potrebbe festeggiare la promozione, visto che il Borgaro affronta un Varallo e Pombia già sicuro della salvezza. Ma 3 punti significherebbero trionfo al 99% per i biancocerchiati, che all'ultima giornata sfideranno un'Ivrea già retrocessa. Staff e giocatori, così il presidente della Virtus D'Onofrio, stanno facendo un qualcosa di straordinario. Raggiungere la Serie D sarebbe una vera e propria impresa. Mi auguro che ci sia lo stadio pieno, sarebbe il giusto premio per la squadra, comunque vada a finire. Sull'altro fronte ha parlato Marco Fernandez: per noi questa è la partita della vita, perché sappiamo che abbiamo un solo risultato a disposizione, è la prima di 2 finali che non possiamo e vogliamo fallire. Detto del Borgaro, che ospita il Varallo e Pombia, il Baveno, 3° in classifica, gioca sul campo dell'Alpignano. Lomegna affronta lo Charvenso in Valle d'Aosta. In attesa di conoscere poi il risultato di Junior Biellese e Greville, i rossoneri hanno la necessità di vincere per evitare brutte sorprese all'ultima giornata con il Borgaro. Il Borgomanero chiede strada allo Stresa Galli, un pareggio potrebbe andare bene ad entrambe. In promozione l'Oleggio affronta in casa la Biogliese, il Fomarco di Fuse affronta la seconda della classe, il Cerano. L'Accademia Borgomanero in campo questa sera alle 20.30 contro il Ceversama, interessante Romentinese Cossato, mentre la capolista Licese gioca sul campo del Villanova. Il Dormeletto affronta il Cavaglià, il Piedimulera riceve in casa il Verbania. Per quanto riguarda invece il campionato di prima categoria, la prima della classe, vale a dire la Castellettese, affronta in casa la Grano, il Briga riceve il Vallestrona, l'Interfarmaci di Scena a Sizzano, la Synergy alla Boroli affronta il Cameri. Lo scorso fine settimana la Rosa Sky Raid a Macugnaga, prima edizione, all'evento sportivo è dedicata alla nuova puntata di Laghi e Monti, in onda come sempre la domenica alle 13.30, alle 19 e alle 23, insieme con gli organizzatori un bilancio. Cosa ha rappresentato per Macugnaga la prima edizione della Rosa Ski Ride? Un grosso successo sicuramente, aver messo in condizione tantissima gente che magari non ha mai conosciuto Macugnaga, con le sue ampie possibilità di percorsi per lo sci alpinismo, di venire a Macugnaga e di tornarci magari sicuramente nei prossimi anni. E soprattutto, cosa più importante, una bellissima prova di organizzazione per tutto l'evento, che è stato veramente impegnativa per, diciamo, per le settimane precedenti, o le condizioni meteo e quant'altro. Comunque un'ottima prova in vista proprio del futuro. Percorso perfetto, tutto perfetto direi, no? Sì, devo dire che ci è andata anche bene con la meteo, percorso l'avevamo già in testa e meglio di così non so cosa dire. Non poteva proprio andare, la gara anche resa possibile grazie alla collaborazione di tutta la Valle Anzasca, anche degli sponsor, no? Certamente dagli enti pubblici che ci hanno sostenuto dall'inizio,
a tutti i grandi sponsor che veramente ci hanno dato una grande mano, a tutti i volontari che sono intervenuti per garantire la macchina organizzativa in maniera quasi perfetta. Noi siamo veramente soddisfatti e contiamo veramente di averli anche nel 2017. Poi a rendere tutto più magico anche la vittoria di Damiano Lenzi, che non è guastato. Sicuramente Damiano era atteso come fosse Coppa del Mondo e è stato felicissimo di regalarci questo successo. E niente, io saluto tutti. E noi ci siamo divertiti nell'organizzare, ci siamo impegnati ma anche divertiti, e speriamo che anche voi che siete venuti a vedere questo evento avete passato una bella giornata. Siamo ai saluti. www.tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona domenica.